Di nuovo dagli studi di Noi TV per lo speciale TG Noi dedicato alle società partecipate a Lucca e Viareggio. Andiamo a parlare di quello che si sta facendo in queste settimane a Lucca, ovvero un nuovo regolamento per la costellazione delle partecipate lucchesi. Andrea Bortoli, quali sono gli obiettivi che si pone con questo nuovo regolamento che lei sta cercando di far approvare? Allora, prima di parlare del regolamento mi consente una piccola premessa. Io sono stato reclutato da questa amministrazione perché proponessi e attuassi un programma di riforma del sistema delle partecipate del Comune di Lucca. Nella mia scaletta ci sono 4 punti. Il primo, ne abbiamo parlato, è quello della revisione critica di tutti i bilanci. Il secondo è stato quello di una verifica della legalità di tutte le attività svolte dalle società, legalità intesa come possibilità che società pubbliche svolgano attività di questo tipo. Il terzo passaggio è quello di dotare il gruppo di un sistema di raccordo efficace tra la volontà del Consiglio Comunale e l'esecuzione della volontà presso le società. Il quarto punto sarà quello dell'ultimo anno del mio mandato, spero di poterlo attuare, di far usare al Consiglio Comunale lo strumento perché vengano dati indirizzi che in maniera efficace vengano attuati. Veniamo al regolamento. E anche qui, se mi permette, un esempio forse mi può aiutare. Prego. Perché chi va in moto sa benissimo che per fare una frenata bisogna attivare le pasticche, no? Le pasticche sarebbero le società partecipate, con una leva di comando che è la leva del freno. Se un consiglio comunale delibera di frenare, occorre un meccanismo di raccordo tra la leva e le pasticche. E può essere un meccanismo semplice, può essere un filo, no? E quindi può essere un ufficio comunale. Il mondo è complesso, il diritto amministrativo si sta sposando in maniera confusa col diritto commerciale, insomma. Probabilmente ora è consigliabile che anziché un filo ci sia un sistema pneumatico di raccordo in maniera che la frenata avvenga in maniera efficace. Lo stesso vale per quando si vuole accelerare, insomma, abbiamo una manopola, poi c'è una cinghia, c'è una catena e quindi tra la manopola e la catena ci sono un sacco di cose. Tra la leva del freno e le pasticche ci saranno 2 strumenti che saranno da una parte un regolamento di gruppo che dà modo alla holding di coordinare le società del gruppo dirigendole, dall'altra ci sarà un regolamento di raccordo tra il Comune di Lucca e la holding che assicurerà che la holding fa ciò che il Comune chiede e ciò che il Comune, mediante un meccanismo di controllo, verifica che venga eseguito. Quindi un controllo più stringente, ma i privati cosa diranno? I privati diranno che i privati si capaciteranno, se non l'hanno ancora fatto, di essere in un gruppo pubblico laddove ormai tutte le regole delle società pubbliche prevedono che si seguano le regole sugli appalti, che si seguano le regole sulle assunzioni pubbliche, che si seguono le regole sulla trasparenza, che si seguono le regole sull'anticorruzione, che si seguono le regole sulla partecipazione al contenimento della spesa al patto di stabilità. Se non lo hanno ancora capito i privati, questa sarà l'occasione buona tramite un regolamento per farglielo capire, perché non, altrimenti c'è una strada sola, una strada obbligata, piano piano, disfarci di questi strumenti e tornare nei due sistemi classici, cioè o l'amministrazione pubblica si fa da sé le cose oppure le affida a un soggetto imprenditoriale che le svolge all'esterno. Però lei è convinto che il suo tentativo possa andare a buon fine, ovviamente? Ma io sono convinto che stiamo portando avanti una riforma interessante e probabilmente, se ben capita, apprezzata per primi dai privati che fanno parte delle nostre società. Lei comunque ha già alleggerito un po' le partecipate, i consigli di amministrazione, compensi, mi sembra che si sia fatto un passo indietro negli ultimi tempi. Beh sì, più che alleggerito, diciamo l'amministrazione comunale che ha stabilito dei principi sia per quanto riguarda la composizione degli organi, sia per quanto riguarda i compensi, che complessivamente hanno ridotto da 1.100.000 all'anno a 520.000 euro all'anno il costo complessivo diciamo, dell'attrezzatura del gruppo.
Pietro Fazzi, su queste basi il tentativo può andare in porto, secondo lei? Ma io credo che intanto questa sia un'occasione ulteriore, direi più idonea di altre, perché l'opinione pubblica che sta, oltre che seguendo le vicende, anche dotandosi degli strumenti culturali per seguire una realtà che è complessa all'esterno e richiede strumenti più raffinati all'interno delle amministrazioni pubbliche, rendersi conto, oltre che di questo fatto generale che comunque arricchisce la partecipazione, anche di un fatto più specifico che talvolta si vede essere completamente assente, cioè ci sono segni evidenti che è assente dal dibattito, cioè che una cosa, ritorno un po' al ragionamento appena accennato su Bassanini, cioè una cosa è dare gli indirizzi e una cosa è attuarli. Non è che i politici, cioè i consiglieri comunali, non fanno quello che fanno gli amministratori perché non lo sanno fare. Può anche essere, ma non lo fanno perché è un altro lavoro. E non è che quello che viene messo tramite questi strumenti di cui parlava il dottor Bortoli è un tutore per aiutare delle persone che hanno bisogno di essere assistite perché poverini sono stati messi lì, non si sa bene perché. Ma perché l'insieme delle funzioni che riguardano un orizzonte generale, cioè la vita politica, la vita delle istituzioni, è di per sé un fatto che si interessa della totalità della vita sociale ed economica e culturale, poi con strumenti specifici a seconda che si è comuni, provincia, finché sarà ancora, regione, enti vari. Però si occupa della totalità nella sede della rappresentanza politica e non è quello il luogo che per fare le scelte operative. È anche vero che molti fanno l'attività di rappresentanza istituzionale pensandola soltanto come trampolino per andare a gestire e in questo si portano dietro una cultura politica che ha visto per tanti anni e ancora in molte realtà, destra e sinistra, nord e sud, ritengono che il consenso comunque vada comprato un po' alla volta, non con fatti complessivi. Cioè un'amministrazione che fa cose fatte bene di per sé, si ritiene che da parte di queste persone, che non avrà un risultato positivo elettorale, perché si pensa che invece il risultato elettorale, il consenso vada, tra virgolette, non voglio adombrare niente, vada comprato. Vanno curati gli interessi dei cittadini e quello che si fa negli organi collegiali, nei consigli, è una cosa diversa. Allora, questo qui è un passaggio ulteriore per affinare la percezione dei cittadini. Allora, quello è un amministratore. Bortoli fa l'amministratore. Lo fa, tra l'altro, se mi permetti, Andrea, con un'esperienza che difficilmente troviamo negli amministratori. Cioè, lui ha una forte formazione sul piano dell'esperienza del diritto amministrativo, dell'esperienza della vita all'interno delle istituzioni. È stato un ottimo funzionario pubblico nel comune di Lucca. Lui non vuole che lo dica, ma insomma tra le cose carine che fece quando era al turismo fu quella di far nascere la piazzetta dell'arte, ora un po' trascurata lì in Piazza dell'Arancia, ma ha fatto anche cose più rilevanti. E poi nella vita da manager all'interno di aziende ha potuto unire questo doppio versante, quindi diciamo è un profilo appropriato per quel ruolo. Ecco, diciamo, quel tipo di esperienza è un'esperienza importante che può consentire meglio di altri di fare dei passi avanti, ma per un arricchimento complessivo. Io penso che sia, come dire, questa è un'occasione da cogliere nell'insieme. Io spero che non vada avanti anche da parte di frange dell'opposizione quell'atteggiamento un po' leghista, un po' populista, per cui si deve dire, come è stato fatto anche dalle opposizioni quando ho governato io, che si doveva dire comunque che le cose non andavano bene, dire che la holding sarebbe stata sciolta nel 2007, sembrava che sarebbe stata sciolta il giorno dopo, è andata avanti così come è andata avanti e adesso si cerca di riformarla come è giusto che sia. In più lo strumento, la sto facendo lunga e me ne scuso, lo strumento metterà in maniera inequivocabile i privati di fronte a quello che doveva essere testimoniato dai singoli amministratori nei CDA. Cioè i consiglieri di amministrazione di nomina pubblica dovevano prima di tutto ricordarsi di essere di nomina pubblica, conquistarsi la stima e il rispetto degli amministratori di nomina privata, e non sempre era facile, ma in molti casi questo è successo, e poi tutelare l'interesse pubblico, perché erano lì per quello e sono lì per quello. Ecco, ora gli viene detto a chiare note, mi sembra importante.
Ci dobbiamo fermare, la pubblicità, subito dopo torniamo con l'ultima parte del nostro programma, tra poco.